Presidente Vettoni, Stati Generali dello Sviluppo, innanzitutto cosa chiedete qui oggi e qual è la parte più interessante della legge sulla competitività, che è un po' il centro di questo vertice? Beh, appuntamento importante, bene ha fatto il Presidente Maroni a convocare questo incontro con tutte le parti sociali, con tutti i corpi sociali, perché in questo momento si richiede grande senso di responsabilità ed è quello che mi pare di capire la Regione sta facendo. Noi che cosa chiediamo? Ma chiediamo fortissimamente una politica dell'internazionalizzazione. Oggi le aziende che esportano sono quelle che comunque stanno tenendo e che comunque potrebbero aumentare la capacità progredire e di crescere. Chiediamo poi un forte appoggio a quello che è il grande evento di Expo 2015, un evento straordinario che già in questi tempi dobbiamo essere pronti di cogliere con importanti iniziative mirate, segmentate, fortemente specializzate e soprattutto unitarie del sistema che ruota attorno alla regione. E poi evidentemente competitività sui territori, l'attrattività dei nostri territori è un altro passaggio estremamente importante. Dobbiamo essere in grado di recuperare investimenti stranieri perché ci aiutano, ci possano aiutare a uscire da queste secche, da questa palude per la quale il mondo imprenditoriale e il sistema del commercio ritengono che sia il momento di fare il grosso salto di qualità. Giorgio Ambrosioli, che è il presidente di Rete Impresa Italia, il presidente di turno, lei reduce proprio dall'incontro di ieri a Roma che ha visto scendere in piazza tra commercianti e imprenditori. Avete avuto qualche risposta? Le risposte, io credo che la prima sia stato lo shock che ha determinato questa nostra presenza. Per inciso sottolineo che erano presenti anche 9.000 imprese lombarde. Noi ci aspettiamo che questo punto per noi di non ritorno venga correttamente letto dalla politica, soprattutto dal governo nazionale, e ci sia veramente un cambio di pagina. Non ci aspettiamo in questi giorni in consultazione del governo che ci sia un'attenzione con delle risposte che sarebbero probabilmente dei pannicelli caldi. Ci auguriamo che già dalla formazione del nuovo governo ci sia uno stile, un rapporto, soprattutto un'attenzione sui problemi delle imprese che ormai, come abbiamo dimostrato ieri, sono indifferibili. In questa sede devo sottolineare che i rapporti con la Regione sembrano ben diversi da quelli che sono stati fin qui sviluppati col governo nazionale. L'occasione questa mattina per capire se la Regione Lombardia intende andare in questa direzione di un rapporto corretto con le piccole e medie imprese lombarde, oppure anche qui se registreremo qualche difficoltà. Non credo, e ho molta fiducia che possa anche il rapporto tra le nostre imprese a livello lombardo e la Regione diventare uno stimolo anche per il governo nazionale. Credo molto in questa occasione. Ieri avete insistito molto sul taglio delle tasse. Di quanto dovrebbe essere ridotto il cuneo fiscale per le vostre imprese? Allora, noi non ci aspettiamo nulla dal punto di vista taumaturgico. Crediamo che però un'attenta riflessione porti a immaginare che un'impresa che ha un carico fiscale, abbiamo fatto una simulazione nel settore del turismo, che porta ad avere un carico fiscale quasi del 67%. Il costo del lavoro è rilevante all'interno di questo. Credo che per liberare risorse anche per gli addetti del settore dovrebbe esserci un taglio almeno del 20%. Segretario Petteni, qualche giorno fa aveva lanciato la proposta di fare gli Stati Generali del Lavoro qui in Lombardia. Oggi ho avuto una risposta. Sì, ho avuto una risposta positiva da questo tavolo e dal Presidente Maroni. Io credo che il 2014 deve diventare l'anno del lavoro in Lombardia, bene le leggi fatte sui contratti di solidarietà, sulla competitività, ma adesso dobbiamo tradurle in misure concrete per ricreare condizioni di maggiore occupazione. L'evento di Expo può essere un'occasione straordinaria, per cui mettiamoci tutti a lavorare e a fare proposte concrete perché nei prossimi mesi i segni sull'occupazione tornino a crescere. Senta, secondo lei, della legge Fornero cosa bisognerebbe fare? Io credo che innanzitutto bisognerebbe finire di sistemare gli ingenti danni che ha prodotto, come il fatto che abbiamo in giro ancora lavoratori che non sappiamo bene se sono lavoratori, pensionati e così via.
e ritorniamo a parlare di cose concrete come queste, delle politiche attive del lavoro, fare una riforma degli ammortizzatori sociali e fare in modo che le persone che perdono il lavoro abbiano un minimo di sostegno di reddito.